Africa il pericolo può essere nascosto o aspettarti sulla strada. In un antico scenario, Vincenzo è sulle tracce di un nostro lontano fratello, l'animale più simile all'uomo sul pianeta Terra. Il suo viaggio nella regione dei Grandi Laghi continua alla ricerca di una creatura che non ha mai visto. Un cacciatore rapido e micidiale. Un essere misterioso che milioni di anni fa rimase a metà strada tra acqua e terra. In una mattina umida, qualcuno si aggira in un bosco. Ma dove mai è possibile vedere insieme le verdi penne dei pappagalli e il grigio delle cornacchie? Dove siamo? Non ingannatevi, non sono in una giungla, almeno non ancora. Sono nel parco di una grande città, anche perché ho un appuntamento con un amico. La persona che deve incontrare è uno dei biologi più famosi del mondo. Uno scienziato che ha cercato di risolvere il grande enigma che è alla base della nuova missione di Vincenzo. Ma la mia missione è davvero speciale perché sono alla ricerca delle nostre origini. L'evoluzione dell'uomo che è avvenuta milioni di anni fa in un luogo selvaggio come questo. E la nostra relazione col mondo selvaggio, con gli animali, è davvero stretta, molto stretta. E l'animale che più ci assomiglia è lo scimpanzé. Niente paura, quello non è un osso di scimpanzé. Noi e loro siamo molto simili. Abbiamo un progenitore comune, anche il patrimonio genetico è praticamente identico. Pure a un certo punto le nostre strade si sono divise e in qualche modo abbiamo fatto un salto in avanti. Vi ricordate la scena del famoso film? 2001, Odissea nello spazio. Una scimmia antropomorfa lanciava in aria un osso e cominciava la nostra storia. Professor Kindle, che piacere ritrovarla. Mi piace l'osso. Le ossa. Sì. Bones are for me. Le ossa per me dicono molto più delle parole. Le ossa ci dicono tantissimo della nostra storia e della storia degli animali in Africa. E le ossa però ci raccontano anche che il nostro parente più stretto è lo scimpanzé. Ma perché molte persone non amano questa cosa? Ti mostro il mio portafoglio, dove ho le foto di alcuni miei cugini. Mio cugino. Ok, ok. Ecco, vedi? Queste sono le mie cugine. Sono nate appena pochi mesi fa. Carine, vero? Questa è un'altra delle mie cugine. Lei si chiama... Claudia. Bellissima Claudia. Questa qui... si chiama Concetta. Concetta, yes. Quanti capelli che c'ha. Yes. And this one is, questo invece è un cugino cresciutello. Grown up, a grown up cousin. Cresciuto. A grown up cousin. So, perciò questo è il mio atteggiamento. Loro sono i miei cugini. E penso che questo sia il modo migliore per rispondere alla tua domanda. Ma quando e dove ci siamo divisi? In Africa. In Africa. Questo è certo. Certo, completely certain that it's Africa because the fossils. Le ossa e i fossili ce lo dicono. Oggi i dati sulle ossa sono rafforzati da quelli sui geni. La storia genetica e quella delle ossa combaciano perfettamente. E questa storia dice che non discendiamo dagli scimpanzé. No. No, no, no. We have a common. Ma che abbiamo un antenato in comune con loro. Ti faccio vedere. Un disegno che ho qui mostra dei piedi. Now, this is a human foot.
Questo è un piede umano. Vedi la linea dell'alluce? Ed è lungo. Questo invece è di uno scimpanzé, che deve arrampicarsi su alti alberi verticali e trasportare lassù un corpo pesante. Perciò ha dita molto lunghe e robuste. Soprattutto questo grosso qui nel mezzo, con un forte ma piccolo alluce. Questo invece è un fossile, ritrovato da poco, e mostra come proveniamo da un antenato comune. È il piede piattaforma di un animale che si cibava camminando a terra. Assomigliava a noi un po' come ci assomiglia uno scimpanzé. Per cui questo probabilmente era il nostro parente in comune. Sì. Però ci sono delle cose adesso che ci accomunano lo scimpanzé e delle cose che ci differenziano. Quali sono? Una cosa che dobbiamo sempre tenere presente è che una mamma scimpanzé ama il proprio cucciolo esattamente come una madre umana ama il proprio figlio. Questo è il lato buono. Il lato negativo è che noi facciamo la guerra e anche gli scimpanzé fanno la guerra. Dal punto di vista psicologico, poi ci sono molte cose in comune. Gli scimpanzé non sanno parlare, ma sono molto comunicativi. Tutto questo significa qualcosa. Queste sono interrelazioni con un significato. Mi ricordo una volta in Uganda, nella foresta di Budongo, ero seduto sotto gli alberi e uno scimpanzé mi vide e fece un verso molto misterioso. Tutti sentirono quel suono. E tutti si girarono a guardare. È bastato solo quel verso, che significava: ho visto qualcuno che ci osserva. E tutti sono andati via. I ricordi del professor Kingdon sembrano guidare i passi di Vincenzo in un paese lontano. Mi trovo nella parte sud-occidentale dell'Uganda. Guardate, proprio qui, in questa zona. E mi trovo su una spaccatura che si chiama Rift Valley. Ecco, questa spaccatura in realtà è stata creata dai movimenti della crosta terrestre, movimenti che sono iniziati alcuni milioni di anni fa e che sono tuttora in corso. Lungo questa spaccatura si trovano dei vulcani. E qui, alle mie spalle, ce n'è uno. Guardate che meraviglia. È un vulcano che ormai non è più attivo da almeno 10.000 anni. Questo vulcano si è trasformato in un lago salato. Laggiù ci sono dei bufali, si vedono le impronte degli animali sul bordo. Immaginatevi di tornare indietro nel tempo a 3,5 milioni di anni fa. Ecco, laggiù, in un posto esattamente come questo, stava correndo un ominide. È là che corre e sta inseguendo una preda, o forse è lui la preda, viene inseguito, non so, da un leone forse. Bene, in un posto molto simile a questo sono state trovate le impronte di quell'ominide che scappava o che rincorreva. Questo posto si chiama Letoli ed è in Tanzania. Ebbene, quella è la prima prova di un ominide che per primo si è alzato in posizione eretta. No, non vi preoccupate, non vi voglio recitare l'Amleto. Voglio solo farvi vedere questo. Questo era l'ominide che per primo si è alzato sulle due gambe e che per primo ha iniziato a camminare in posizione eretta. Questa è l'alba della nostra storia. Però molto prima, 6-7 milioni di anni fa, noi vivevamo insieme ad altre scimmie nella foresta tropicale africana. E ancora oggi, laggiù, vive il nostro parente più stretto nel mondo animale, lo scimpanzé, ed incontrarlo sarà come fare un tuffo indietro nella nostra storia. Un lungo viaggio fra foresta e savana aspetta Vincenzo, attraversando di continuo quel confine fra ombra umida e luce infuocata, sul quale milioni di anni fa scattò la scintilla della nostra evoluzione.
Le grandi gru coronate, simbolo dell'Uganda, sono il suo primo magico incontro. Ma sulla strada lo aspetta qualcosa purtroppo frequente da queste parti. Un agguato di malintenzionati. Ecco, ci sono delle macchine ferme vicino alla strada. Questo non ci voleva. Sono i banditi. Così li chiamano da queste parti. Bandits, i babbuini banditi. Guardate cosa sta succedendo. Qui ci sono dei turisti fermi e ci sono i babbuini che stanno chiedendo cibo. Si sono fermati perché gli danno da mangiare. Gruppi del genere diventano ogni giorno più confidenti e invadenti. Eccolo, eccolo che partono. Guarda di qua. Guardate, guardate. Stanno correndo sulla strada, stanno litigando tra di loro. Sono passati da questo lato. Eccoli, sono saliti qui. Possono essere molto pericolosi questi animali. Hanno dei denti lunghissimi. In realtà queste persone stanno facendo delle cose pericolose, perché questi babbuini continueranno ad avvicinarsi alle macchine e se non gli si dà da mangiare a un certo punto possono anche mordere. Quando si creano queste abitudini possono accadere incidenti gravi con queste scimmie di savana che, non dimentichiamolo, appartengono anche loro alla nostra grande famiglia dei primati. Sembra un posto di blocco. Ogni macchina che si ferma è cibo. Ma in fondo anche questa è convivenza. Mentre i babbuini rimangono sulla strada a chiedere dazio alle macchine di passaggio, per cercare di realizzare la sua missione, Vincenzo si rituffa in foresta. Ma invece degli scimpanzé, sta per incontrare qualcosa capace di far scorrere fiumi di adrenalina nelle vene. Aspetta, 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 aspetta un attimo, aspetta, spostati. Piano, 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 piano. Faccio fatica a vederla, ma se lei è meglio muoversi con cautela. E qua. Ma cosa c'è sotto il fogliame? Non si vede. Eppure c'è una creatura assolutamente micidiale. Guardate cosa ho trovato qui. La vedete? Questa è la vipera più grande del mondo. Non so se riuscite a vederla, è completamente mimetica in mezzo a queste foglie. Si tratta della vipera del Gabon. La sua testa è grande come quella di un coniglio. Guardate, questa è la testa. Guardate quanto è grande. Sarà lunga un metro almeno questa. Non è tra le più grandi, possono essere molto, molto più lunghe e molto più tozze. Guarda, fate una carezzina, vediamo se se la fa fare. No, non ti prego, non ti preoccupare. Guardate. Oh, è arrabbiatissima. Molto bella. Come tutte le vipere, questo serpente inietta il veleno con dei denti che sono forati. È come se vi facesse un'iniezione. Il veleno che produce è tantissimo, i denti possono raggiungere 4 cm di lunghezza, tanto così. Questo è un animale notturno, di solito di giorno se ne sta immobile così com'è e fa molto affidamento sul suo mimetismo. E poi di notte inizia la caccia, ma anche la caccia è una caccia all'agguato. Lei sta ferma, aspetta che gli passi sotto il naso qualche piccolo mammifero, zac, lo uccide in pochi minuti e se lo mangia. Attento, Vincenzo. Oh! In molti paesi africani questo serpente viene mangiato. Dicono che sia anche molto buono. Adesso metto il bastone vicino alla testa senza toccarla, così, in modo che se dovesse scattare verso di me ho un minimo di protezione. Volevo farvi risentire il soffio. Guardate. Avete sentito? Fa paura, eh?
Basta. Grazie. La lascio in pace adesso. Gli abitanti della foresta sono davvero tanti. Guardate cosa ho trovato qua. Eccola qua. Qua c'è un altro. Tu. Ho mangiato un moschino intanto. Ah, no, fermi. Guardate quanto sono belli. Questi sono due camaleonti del Ruwenzori e non sono due specie diverse. Questo è il maschio e questa qui, senza i cornini, è la femmina. Adesso proviamo a vedere se rimane qua tranquilla. Dai, un attimo solo, poi vi rilascio andare. Guardate questi corni. I maschi li usano per combattere tra di loro, sono belli duri. La femmina sta scappando, la riprendo. I camaleonti hanno questa capacità di cambiare colore perché hanno delle cellule sulla pelle fatte a clessidra. Immaginatemi una clessidra e il colore può essere mandato alla base della clessidra, e se alla base della clessidra i camaleonti hanno un colore, oppure portato in superficie e in quel caso lo cambiano. Ma state fermi un attimo. Un'altra cosa sono gli occhi. Girano gli occhi, sono indipendenti gli occhi, li possono muovere in tutte le direzioni, ma quando vedono una preda, una mosca per esempio, la inquadrano, gli occhi si posizionano frontalmente, la visione diventa binoculare a quel punto, per cui zac, scatta la lingua. Eh sì, l'ha fatto. Adesso mi sa che li dovrò lasciare perché sono molto molto nervosi. Dai, stai qua, mi sa che ho interrotto un idillio. Tu eri qua. Ok. La foresta per ora resta silenziosa. Gli scimpanzé dove saranno? In Uganda, Vincenzo cerca gli scimpanzé, i nostri parenti più stretti nel regno animale. Ma dalla cima degli alberi qualcuno lo sta spiando. Sono i colobi. La testa, il tronco e gli arti sono neri, mentre la fronte, le guance, la gola e la coda sono bianche. Queste scimmie si chiamano anche gereza e hanno delle lunghe frange spioventi di pelliccia che i guerrieri africani usavano per adornare lance e scudi. Colobo significa monco, perché gli manca il pollice. Rispetto a noi è una grande differenza ai fini dell'evoluzione, visto che ciò ci ha permesso di afferrare oggetti e di scagliarli lontano. È da stamattina che Vincenzo li ascolta da lontano. Sono riuscito a individuarle perché all'alba fanno dei versi che non si possono non udire, fanno così. Vincenzo, veramente fanno così. Addentrandosi nella foresta, Vincenzo trova un reperto inquietante. Qui c'è qualcosa. Ecco. Questo è un teschio di colobo. Sì, dovrebbe essere un teschio di guerezza. Guardate, piccolino, con questi canini. E probabilmente questo animale è stato predato da uno scimpanzé. Sì, perché in effetti, quando Jane Goodall, la famosa ricercatrice, iniziò a studiare gli scimpanzé, lei pensava che fossero come dei folletti della foresta che si nutrivano soltanto di fiori, di frutta e di foglie. In realtà fu proprio lei a Gombe, in Tanzania, a scoprire che invece erano dei predatori e che cacciavano altre scimmie come le guerezza. E quando le prendono sono terribili perché le aprono e poi se le mangiano.
Questa cosa ci accomuna un po' con gli scimpanzé, ma c'è un'altra cosa che ci accomuna. Molto spesso gruppetti di maschi di un certo gruppo si organizzano in piccole bande e vanno a pattugliare il territorio. Se trovano un individuo che non appartiene al loro gruppo, lo attaccano e qualche volta lo uccidono anche. Capita anche che ci siano guerre tra i gruppi, in cui si utilizzano anche delle armi. Alcune osservazioni fatte sul campo hanno visto, insomma, che gli scimpanzé utilizzano bastoni e pietre per farsi la guerra tra di loro. Per cui incontrare questi animali qui in foresta, non so, sarà come in qualche modo specchiarci anche nel nostro lato oscuro. Chissà se questi luoghi immersi nel chiaroscuro conservano memoria di paure e speranze, di guerre e alleanze e di tutti gli altri straordinari eventi che milioni di anni fa segnarono l'evoluzione della nostra specie. Cosa cerca Vincenzo in alto fra gli alberi? Sono circa a 20 metri d'altezza, non sono ancora sulla volta della foresta, più o meno a metà. In effetti, se ci pensate bene, i nostri progenitori, i nostri antichi progenitori, quelli che abbiamo in comune con gli scimpanzé, avevano una visione del mondo un po' così, una visione anche verticale, no? Non soltanto orizzontale. Tanto in lontananza i nostri cugini scimpanzé si sentono le voci, non sono tanto lontani. Sono venuto qui però per farvi vedere una cosa che è difficile da osservare, almeno non si è vista molto spesso in televisione, cioè questa. Questo è il letto degli scimpanzé, o meglio, è il nido degli scimpanzé. Ogni sera questi animali arrivano, salgono a un'altezza che può essere dagli 8 ai 25 metri d'altezza, rompono dei rami e si costruiscono questa piattaforma. Qui passano la notte. Ogni individuo ha il suo letto, tranne le femmine che dormono con i propri cuccioli. Per cui i ricercatori, quando non sanno quanti scimpanzé vivono in un certo luogo, molto spesso contano i nidi, perché sono molto più visibili di loro. Addirittura riescono a capire quanto è vecchio un nido. Per esempio questo, che ha delle foglie secche al suo interno, più o meno avrà una, forse anche due settimane. Perché fanno i nidi così alti gli scimpanzé? Li fanno per proteggersi in qualche modo dai predatori. Il leopardo è un predatore degli scimpanzé. Ormai è fuori un po' dalla mia dimensione questo posto, però. Ritornato con i piedi per terra, Vincenzo continuerà per ore a cercare gli scimpanzé. Inutilmente. In un vecchio albergo coloniale dove si fermò Ernest Hemingway, Vincenzo ha tra le mani la copia del prezioso scarabocchio dell'albero dell'evoluzione di Charles Darwin. Quando pensò per la prima volta che uomini e scimmie appartenessero alla stessa famiglia, due rami dello stesso albero. Darwin scrisse «I think», «io penso». Forse anche nel senso di «io sono un uomo perché penso». In Africa non ci si rilassa mai. Da queste parti sopravvive chi è veloce.
presa. Mi ha fatto sudare 7 camicie. Eccola qua, l'ho presa. È bellissima, guardate. È un agama. È un rettile. Una grossa lucertola che viene da queste parti. Adesso se, vediamo se si calma. Così, ferma, ve la faccio vedere bene. Guardate che colori. Questo, non so, forse è un giovane maschio. Di solito i maschi sono molto più colorati delle femmine. Tra l'altro i maschi cambiano colore. Anche di giorno sono diversi dalla sera. Di giorno sono più colorati, qualcuno ha la testa rossa, ma la sera diventano più scuri. Ma la cosa che mi fa ridere è che cambiano colore anche quando cambiano di umore, per cui quando sono arrabbiati sono più scuri, quando sono contenti ne hanno altri, e poi anche quando fanno i display territoriali, difendono un territorio, quando si mettono e guardano altri maschi hanno questo bel colore acceso, poi si fermano e iniziano a fare così con la testa, e questo display può andare avanti anche diversi minuti. Ma sei bello, no, ferma da un attimo. Questo è uno dei rettili più comuni dell'Africa e anche dei più veloci, della verità. Direi che stanca tanto quanto me. Vuoi andare? Ciao, vai, libera, non ci credi? In Uganda, entrare in un parco nazionale significa superare anche un confine cronologico per tuffarsi in un mondo arcaico che da sempre assiste alla competizione fra i suoi abitanti. Vincenzo sta sperimentando in pochi giorni quello che la nostra specie sperimentò forse per millenni: entrare ed uscire dalla foresta per affrontare la savana e assaggiare i suoi pericoli alla ricerca di uno spazio vitale sicuro. Grandi animali e tanta selvaggina costituirono per i primi ominidi allo stesso tempo la fonte della vita e il rischio di perderla. Quando siamo arrivati in savana avevamo già la posizione retta, ma essenzialmente abbiamo fatto altre due cose. La prima cosa è stata utilizzare il fuoco e la seconda andare a caccia. Magari non di quei bestioni che ho là, sono due bufali, ma del cob che c'ho qui vicino a me. E utilizzavamo delle armi, tipo questa. Questa non è altro che una selce scheggiata e da queste venivano costruite lance o frecce. Una mandria di bufali che pascola placidamente non deve mai trarre in inganno. Questi non sono quelli della mozzarella e una loro carica è micidiale. Laggiù all'ombra mi sembra che ci sia qualcosa. Oh oh. È un bufalo. Sta mangiando. Devo stare attento a questi animali perché sono questi bufali solitari. Da queste parti li chiamano Daga Boy, ragazzi sporchi. Quindi di solito sono tutti pieni di fango. Ma continua a mangiare. Sono usciti dal branco perché sono animali vecchi e sono molto, molto nervosi. Eccolo, eccolo. Vincenzo entra nel territorio del formidabile predatore che fin dall'inizio ci spaventò a morte, quando eravamo ancora piccole scimmie antropomorfe.
Le ho trovate. I leoni. In savana capimmo subito perché un ambiente così ricco di prede era il regno di grandi felini predatori, molto più agili e veloci di noi negli spazi aperti. Ma i leoni che ha trovato Vincenzo hanno qualcosa di molto particolare che li avvicina alle scimmie. Sono arrivato a Ishasha, la parte sud del Parco Nazionale del Queen Elizabeth, e ho trovato questa leonessa. In realtà non è sola, sono quattro leonesse al riparo sotto questo cespuglio. Belle, placide, sembrano dei gattoni, no? Vedi che muove le orecchie per scacciare le mosche, qua sono molto fastidiose. Ecco che si è alzata. Mi sa che sta entrando dentro perché le mosche le danno tanto fastidio. Rimarranno qui fino a stasera. Poi stasera col fresco ricominceranno a muoversi. Beh, c'è un vecchio detto africano che dice: se siete inseguiti da un leone, arrampicatevi su un albero. Forse qui non conviene farlo, perché questi leoni, proprio questa popolazione che vive qui in questa zona, ogni tanto ci sale sugli alberi. Sale e si mette a riposare molto spesso su queste acacie. Se ne sta lì al fresco, lontano dagli insetti. Non si sa bene il motivo per cui salgono sugli alberi. Il leone non è fatto per salire sugli alberi, non è come il leopardo, anzi molto spesso può avere degli incidenti se per caso si arrampica. Questi leoni invece no. Questa famiglia di leoni ha sviluppato una cultura arboricola che si tramanda da generazioni. Ma altri gruppi possono maturare esperienze che li trasformano in nostri nemici e che ci fanno ricordare quanto difficile fu la strada quando scendemmo dagli alberi per colonizzare la savana. Sono venuto in questo piccolo museo nel Parco Nazionale del Queen Elizabeth per mostrarvi lei, questa leonessa. Beh, devo dire che vista così non fa paura, poi è tutta tarlata, c'ha le orecchie di plastica. Però dovete sapere che questo animale, alla fine degli anni Ottanta, ha ucciso 13 persone. Aveva scoperto che era molto facile catturare uomini che andavano in bicicletta per raggiungere un villaggio poco distante da qui. Dopodiché è stata abbattuta. I leoni mangia uomini sono un problema perché un individuo come questa leonessa può insegnare agli altri individui del suo branco, ai suoi cuccioli, a fare lo stesso. Molto spesso poi i leoni catturano uomini perché hanno qualche problema fisico, qualche volta hanno mal di denti, per esempio. Noi siamo una preda molto facile. Siamo una preda facile oggi, che abbiamo le nostre armi e possiamo difenderci. Ma immaginatevi migliaia e migliaia di anni fa. Quanto poteva essere facile cacciare un uomo. Sono le 5:30 del pomeriggio, è arrivata anche una bella nuvola, un po' di vento e i leoni sono usciti. Non sono ancora in attività, sono lì a riposo. Però finalmente li vedo bene, sono usciti da quel boschetto di stamattina. E lì belle placide, aspettano ancora un'oretta e mezza e poi forse inizieranno la caccia. Per fortuna qui le prede sono tante e i tempi sono cambiati. Qualcuno si sente perfino così tranquillo da viaggiare a piedi nel territorio dei leoni. Una sensazione che Vincenzo non si perde ogni volta che può. Camminare nella grande distesa coperta di graminacee e dorate ci fa ricordare che questa, con i suoi rischi e le sue possibilità, fu comunque per la nostra specie una nuova casa. È un nuovo inizio.
Un caffè di prima mattina ai limiti della foresta di Budongo e Vincenzo è pronto per il suo secondo e ultimo tentativo di avvicinare i nostri parenti geneticamente più stretti, gli scimpanzé. Fra le mani, Vincenzo ha un ritratto di scimpanzé che gli ha regalato Jonathan Kingdon prima di partire. Loro sono lì, da qualche parte, e sembra quasi di sentire il loro saluto. Bentornato a casa, fratello uomo! Stavolta Vincenzo avrà un aiuto fondamentale per la sua ricerca. Jonathan, senti che urla, ma cosa sono richiami di contatto questi? Sì, questi sono richiami di contatto. Per segnalare la loro posizione. Quando poi si sono visti, urlano più piano. Producono versi differenti per tenersi in contatto. Cercano il cibo. Quando lo trovano, fanno dei versi per segnalarlo ai propri compagni. Quindi ogni individuo produce diversi suoni per segnalare la sua posizione. To give their positions. Mm-hmm. Yes. Quanti individui ci sono in questa comunità? We have about 80 individuals in this community. Circa 80. Ne abbiamo identificati 47, ma ce ne sono altri. Mm-hmm. Se facciamo la somma, dovrebbero essere più o meno 80. Brings the number to about 80. It's a very big community. Guardate cosa ho trovato. Una traccia. Una bella traccia. Questo è un jackfruit selvatico. Qui gli scimpanzé l'hanno assaggiato, vedete, all'interno. L'hanno morso, in questo modo. Poi però hanno capito che non era maturo e l'hanno lasciato cadere. Mi sa che sono vicini. Grida, voci, richiami. Vincenzo avanza alla ricerca degli scimpanzé. Possibile da vedere, ce li abbiamo qua. Guardate quanto è fitta questa foresta. Mi succede qualcosa. Questa è un'interazione aggressiva. Ombre sempre più vicine si muovono fra i rami. È sparito. Eccolo. Eccone uno. Ecco finalmente da vicino gli animali più geneticamente simili all'uomo. Sì, altissimo, mamma mia. Che bello. Questo è il mio primo scimpanzé. Poco alla volta compaiono i membri di un grande gruppo. Siamo letteralmente circondati da scimpanzé, ma sono tutti sugli alberi. Questa è l'ora della colazione. Eccolo qua. Si sta arrampicando. Guarda Massimo,
Vai su. C'è una femmina che sta mangiando proprio sopra la mia testa. Però molti sono già scesi. Si stanno radunando tutti in quella direzione. Abbiamo sentito richiami di contatto. Spero di vederli a terra. Lei lì che mangia ancora. Il problema è che stanno mangiando semi. Per cui mi diceva John che ora che si riempiono la pancia ci vuole tempo, perché i semi sono piccoli. Quassù ci sono 4 individui che stanno mangiando. Stanno mangiando fichi. Tra l'altro devo stare attento perché sono proprio sotto e ogni tanto ne fanno cadere qualcuno. Eccolo. E 2. Ecco. Tanto per poco mi cade sulla testa questo. Questo è il fico che stanno mangiando lassù. Oh. Sono... vedete? Sono proprio fichi. Questo l'hanno scartato perché è pieno di insetti. Lassù c'è una femmina, si riconosce benissimo. Tra l'altro questa non è in calore. Quando le femmine invece sono in estro, la parte, diciamo così, genitale si rigonfia molto, è ben visibile. I ricercatori del Max Planck Institute hanno scoperto che chi divide la carne con le femmine ha più rapporti sessuali, il doppio. Quello che succede è questo: i maschi di solito dividono porzioni della loro preda con le femmine, soprattutto quelle in estro. Però chi dona di più, anche a quelle non in estro, al momento giusto ha più probabilità di avere rapporti sessuali. Lassù c'è un cucciolo. Ecco la mamma. È già grandicello, avrà qualche mese. E tu che stai facendo? Eh sì, Vincenzo, ce l'ha proprio con te. No, che miseria. Ma gli sarà scappata? O è uno scherzo impertinente? Gli scimpanzé tengono ancora per un po' Vincenzo con la testa per aria, prima di concedergli un passo in più verso un incontro ravvicinato. È qua, è vicinissimo. Okay. Grosso maschio. Questa è la distanza minima che devo tenere, sono circa 6 metri. C'è un'altra regola: se questo animale dovesse caricarmi, io dovrei rimanere immobile, perfettamente immobile. Guardare in basso, non guardarlo mai negli occhi e stare fermo. Gli scimpanzé hanno una forza prodigiosa. Sono molto, molto più forti di un uomo. Sì, tutto vero, ma... dopo pranzo... la siesta è la siesta. Anche questo molto, molto umano. Umano e soprattutto italiano. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall. Yeah.
uno sulla pista, proprio di fronte a me. Molto spesso gli scimpanzé usano le piste per spostarsi da un punto all'altro, perché è più comodo camminare qui che non lì nella foresta. È lì seduto, lo vedete? Ecco, riparte. Sapete che esiste anche la medicina degli scimpanzé? Sì, perché gli scimpanzé quando stanno male si curano con delle piante. Quando hanno i vermi, per esempio, prendono una foglia, non questa, una foglia che ha degli uncini nella parte interna. Questa foglia poi la piegano in questo modo, cioè fanno in modo che gli uncini rimangano all'interno, così, e poi la ingoiano, senza masticarla. La foglia nell'intestino si apre e quando poi la eliminano, questi uncini sono pieni di vermi. Ecco, si muove. Il richiamo degli altri è stato. Ma oggi queste scimmie quanto sono simili a noi, nel bene ma anche nel male. Ah, siete arrivati. Ciao Tibo. Ciao Anna. Hello. Come state? How are you? I was looking for some chimps around here. Ma voi studiate i scimpanzé da tanto, perché li studiate? Per almeno due ragioni. Prima di tutto è interessante capire le loro relazioni sociali. Poi, osservandoli, capiamo molto anche di noi e del nostro stesso passato. Però è anche vero che noi siamo uomini perché abbiamo un linguaggio complesso, una grammatica. Negli scimpanzé cosa succede? È provato che alcune specie di scimmie utilizzano una sintassi elementare. Ma la cosa più interessante è che, come gli esseri umani, producono suoni intenzionalmente, cioè in modo da comunicare qualcosa a qualcuno. Il sistema di vocalizzazione è complesso. Ogni suono corrisponde ad un significato, ma alcuni suoni combinati con altri possono voler esprimere cose diverse. Come noi, like us. Esatto. Noi qui stiamo cercando di capire proprio i significati di queste combinazioni. Questi animali ci assomigliano sempre di più. E lo scopriamo ogni giorno. E sappiamo anche che gli scimpanzé, come gli uomini, uccidono altri scimpanzé. C'è l'omicidio. Cosa state scoprendo qui a Budongo? Si sa che in alcune specie di scimmie, quando un maschio diventa capobranco, uccide i cuccioli di tutte le femmine, in modo da essere sicuro di essere l'unico padre delle nuove generazioni. Ma quello che abbiamo scoperto qui è che anche le femmine lo fanno. Abbiamo osservato alcune femmine uccidere i piccoli di altre femmine, che sono, per così dire, immigrate nel gruppo. È una cosa molto rara che non avevamo mai visto in precedenza. Ci sono relazioni complesse anche tra i vari gruppi. La competizione tra gruppi è alta e tendono a farsi la guerra. Abbiamo visto maschi adulti avvicinarsi ad altri gruppi ed attaccare cuccioli altrui mentre venivano allattati. Talvolta solo per ferirli e minacciarli, ma è accaduto anche che li uccidessero. Comincia a piovere e la pioggia ci regala immagini uniche di questi nostri lontani fratelli. Mentre gli scimpanzé si muovono cauti sul tetto della foresta, può accadere che qualcosa si agiti dentro di noi. Qualcosa che ci riguarda, qualcosa che non può essere un ricordo, ma forse può assomigliare a una reminiscenza.
Volevo mostrarvi una cosa. Una cosa che, secondo me, dimostra più di qualsiasi altro esperimento etologico o genetico quanto questi animali siano simili a noi. È una foto. Questa foto l'ha scattata Monica Schupider e ritrae questa scena. Guardate. Qui c'è una femmina, una vecchia femmina di scimpanzé che è morta. Non mi ricordo il nome, mi sembra Lucy. È morta e tutto il gruppo, il suo gruppo, sta osservando i due inservienti che la portano via. È un funerale. Ebbene, in questo scatto, guardando i volti di questi animali, io vedo il dolore. E vedo il dolore della perdita di una persona cara. Bisogna resistere alla tentazione di umanizzare chi umano non è. Ma chi ha la presunzione di affermare che pensieri e sentimenti sono una nostra esclusiva? Eccoci qua, ancora tra foresta e savana, come milioni di anni fa. Devo dire che l'incontro con il nostro fratello più vicino nel mondo animale, lo scimpanzé, è stato veramente emozionante, difficilmente lo scorderò. Ho visto dei movimenti, degli sguardi, insomma, che mi ricordavano molto noi. E anche i comportamenti, quelli meno nobili, come l'aggressione verso i propri simili, devo dire che anche questi li avvicinano tantissimo alla nostra specie. Colobi, cercopitechi, scimpanzé e tutte le altre scimmie, insomma, la nostra famiglia è davvero grande. Loro non sono come noi, ma noi una volta eravamo come loro. Finché è arrivato lui, l'australopiteco. È uscito dalla foresta e ha iniziato a colonizzare piano piano la savana. E dopo di lui, eccolo qui, l'Homo sapiens archaicus, cioè noi. Grande testa, grande cervello. Speriamo che questo bel cervello che ci ha fatto uscire da questo ambiente ora ci aiuti a conservarlo. Saremo così intelligenti da farlo sul serio? Una cosa è certa, la selezione naturale quasi mai premia gli stupidi. Il viaggio di Vincenzo nella regione dei Grandi Laghi continua alla ricerca di una creatura che non ha mai visto. Un cacciatore rapido e micidiale. Un essere misterioso che milioni di anni fa rimase a metà strada tra acqua e terra. In Africa, nel cuore dell'Uganda, Vincenzo esplorerà fiumi, paludi e laghi. La sua missione è incontrare una creatura bizzarra, un predatore micidiale, un essere che sembra provenire da un remoto passato. Soltanto 3 minuti. Pensate che ci sono persone che riescono a rimanere così sott'acqua per 16-18 minuti. Certo, questi si allenano per farlo, però prima o poi anche loro devono uscire per respirare. La vita nasce nell'acqua e poi piano piano i vertebrati hanno conquistato le terre emerse. Per farlo hanno utilizzato uno strumento perfetto per respirare aria, il polmone, un meccanismo messo a punto dalla selezione naturale. I vertebrati che vivono ancora in acqua naturalmente hanno continuato ad utilizzare le branchie per respirare. Però qui in Africa, dove mi trovo, esiste un animale bizzarro, un pesce che utilizza i polmoni per respirare. Voi direte, vabbè, ci sono anche le balene e i delfini che utilizzano i polmoni per respirare, ma quelli sono mammiferi, questo è un pesce, un animale misterioso che si chiama Dipno e vive qui in Uganda. E io sono venuto
per incontrarlo. In questa antica terra di savane e foreste, laghi profondi riempiono la Rift Valley e lunghi fiumi la attraversano. 400 milioni di anni fa, la vita si manifestò miracolosamente in migliaia di creature diverse e al grande Dipno fu data la possibilità di sfruttare l'aria della superficie, rimanendo però un pesce. Da quell'epoca in cui tutto era ancora possibile, il Dipno è rimasto qui, da qualche parte. Ma dove? Questo non immaginavo proprio di poterlo fare. Sto navigando sul Nilo, sul grande Nilo, il fiume più lungo del mondo. Tra l'altro qui siamo poco lontani dalle sorgenti, dalle mitiche sorgenti del Nilo, quelle che fino a non molti anni fa furono un mistero. In acque dolci, acque tipo queste qui, quelle del Nilo, milioni di anni fa successe qualcosa. La natura fece degli esperimenti. A un certo punto un animale che assomigliava molto a un dipno uscì dall'acqua e grazie a questo esperimento c'è la vita sulla Terra. Si è evoluta la vita sulla Terra e ci sono gli animali che tutti conosciamo. Questo posto è incredibile. Basta guardarsi intorno e si vede qualcosa. E navigare su questo fiume ti fa capire il fascino selvaggio di questo continente, l'Africa. Hai ragione, Vincenzo. Da nessun'altra parte è così. Questo fiume è la casa di una creatura che finché viveva qui non creava nessun problema. Adesso questa creatura è diventata uno dei più grandi pericoli per il lago tropicale più grande del mondo. Stavolta il colpevole non è lui. E adesso cercherò di acchiapparla. A poche centinaia di metri di distanza da Vincenzo accade qualcosa di incredibile. L'immenso corso del Nilo è proiettato dalla corrente in una profonda ma angusta spaccatura della roccia. Tutta l'acqua del fiume più lungo del mondo compie un salto vertiginoso attraverso un passaggio largo solo pochi metri, creando una delle meraviglie naturali della Terra, le cascate Murchison. Quale pericolosa creatura sta cercando Vincenzo? Chi è che minaccia il Dipno e il resto della fauna del grande lago Vittoria, centinaia di chilometri più a monte? Anche in questa storia, comunque, scopriremo presto che c'è lo zampino del grande animale dominante, l'uomo. E, a proposito, com'è che si dice? Ah già, la fortuna del principiante. Beh, state per vederne un esempio clamoroso, perché questo è proprio quello che è successo al primo lancio della lenza.
L'ho preso! Un tiro e l'ho preso! Non ci posso credere! Eccolo qua! Questo mi spezzala! Una perca questa! Eccolo qua! Questo è la creatura di cui vi raccontavo prima! È la perca del Nilo! Guardate quanto è grande! Ho fatto un tiro e l'ho preso subito! Questa è la perca del Nilo! E questa è la creatura di cui vi parlavo! In questo momento ne ho preso uno di medie dimensioni perché potrebbe essere molto più grande. Ecco, sono riuscito a slamarlo, guardate, non ha quasi niente. Questo pesce è stato introdotto nel lago Vittoria ed è stato un disastro ecologico perché ha portato all'estinzione di 300 specie di ciclidi. Adesso però lo ributto in acqua perché non vorrei che mi muoia qui. Pronto? Vai! Dato! Ciao! Buona fortuna e statene a casa tua! Lo splendore del tramonto si diffonde sul Nilo. Vincenzo abbandona lo scenario glorioso del sovrano dei fiumi per raggiungere i margini paludosi dell'immenso lago Vittoria. Mi trovo in un dedalo di canali, tra le piante acquatiche ci sono le ninfee, ci sono i papiri, e mi trovo in un grande stagno, enorme. E sono venuto qui perché questo è uno dei posti più ricchi di biodiversità. Qui si possono vedere rettili, si possono vedere anfibi, ma soprattutto si possono vedere gli uccelli. Tra l'altro qui vive anche un predatore del dipno. Ed è un uccello veramente molto strano e molto raro, e mi piacerebbe farvelo vedere. Ma per trovarlo bisogna avere occhi buoni e tanta, tanta, tanta fortuna. Dopo la pesca miracolosa della perca del Nilo, evidentemente la fortuna non ha abbandonato Vincenzo. Siamo ancora lontani, però è lì, in quella direzione. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci. Qui non è facile muoversi perché è pieno di ninfee ed è un canale poco battuto. Ecco. Ma di quale straordinario uccello sta parlando Vincenzo? Qui è impossibile avvicinarsi, vedete com'è fitto. Per cui adesso mi levo le scarpe e provo con Rosias ad andare a piedi. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci un pochettino. È qui. Avete mai sentito parlare del mitico e soprattutto rarissimo becco a scarpa? Eccolo qui, a pochi passi da Vincenzo. Visto, aperto il becco, enorme. Avete capito perché si chiama becco a scarpa? Sembra proprio una scarpa con una puntina in cima. E a guardarlo sembra proprio un dinosauro. Il becco a scarpa è il predatore dei dipnoi. Naturalmente non solo di questi pesci, preda anche anfibi, rettili, insomma tutto quello che trova. È un bel predatore. Pensate che è così strano che i biologi non sanno bene come classificarlo. Non sanno se assomiglia di più a una cicogna o se assomiglia di più a un pellicano. Forse dovrebbero trovargli un gruppo solo per lui. Questi sono animali monogami. In questo momento non siamo nella stagione degli amori. Il compagno dovrebbe essere non molto lontano. Se fossimo nella stagione degli amori li avremmo visti in coppia. Anche perché sono molto territoriali. Difendono intorno al nido un'area di circa 2 km². Ma Vincenzo sfida la fortuna con un passo di troppo. Ecco, guardate quanto è grande.
Un incontro intenso ma breve. Alla ricerca del dipno, dopo qualche giorno, Vincenzo raggiunge un'altra grande distesa d'acqua dolce, il lago Edoardo. Finalmente sono arrivato nel territorio del dipno. Guardate questa situazione incredibile, c'è una bambina che lava i piatti e lì a 5-6 metri di distanza c'è un ippopotamo che dorme bello placido. Questo è un grande lago ricchissimo di vita. Tra l'altro questa è l'Uganda e lì a un quarto d'ora di barca c'è il Congo. È una grande depressione creata sulla Rift Valley che si è riempita d'acqua. E lì a poca distanza ci sono dei pescatori, stanno aspettando le 8, fra 10 minuti suoneranno una campanella e loro rientreranno col loro carico di pesce. In effetti qui la pesca è molto regolamentata perché vogliono salvaguardare le risorse ittiche, però sono molto curioso di vedere cosa hanno pescato. E poi magari più tardi chiederò a qualcuno se mi porta a fare un giro, a fare una battuta di pesca, perché la mia idea è quella di vedere un grosso pesce, un grosso dipno che magari esce dall'acqua e prende un bel respiro. Che tipi di pesci si pescano qui intorno? Ci sono 5 specie commerciali qua. Una è la tilapia. Poi abbiamo il bagrus. Poi c'è il clarias. Poi abbiamo il protopterus. E quindi il barbus. Ok, perciò c'è protopterus, perciò c'è anche il dipno. Questo è un checkpoint, mi spiegano, per vedere, si devono fermare tutti, le barche devono essere controllate perché devono vedere se hanno pescato qualcosa di illegale. Vedete quel ragazzo con la maglietta bianca e i jeans? È lui l'ufficiale incaricato di controllare ogni singola barca. Pochi minuti più tardi, una piroga solca il lago. Obiettivo? Catturare un grande dipno, il pesce con i polmoni. Sono sul lago Edoardo, un po' in bilico su questa barca. Oh. Sono partito con questo gruppo di pescatori dal villaggio di Katwe Kabatoro per una battuta di pesca. Questo perché in questo lago vivono i dipnoi. Certo, non vivono solo i dipnoi, vivono anche altri pesci. Sono proprio curioso di vedere cosa si riuscirà a prendere. Qualche strano animale è venuto in superficie a respirare? Oppure solo un riflesso sul grande specchio liquido. Per ora le reti rimangono vuote. Qui in questo lago i pescatori naturalmente pescano con le reti, ma utilizzano anche queste long line, le chiamano, queste lunghe file di ami che si attaccano, guardate, è una cosa molto casalinga, non so come definirla. Qui ci sono dei galleggianti, l'amo, con attaccato un pezzettino di pesce e un peso. Le prede cominciano ad arrivare sulla barca, ma il dipno non si fa stanare. Vincenzo deve rinunciare. Il primo tentativo è fallito. Quando scende la notte, sulle rive del lago Vincenzo va in cerca dei grandi signori dell'acqua, gli ippopotami.
e lo fa a piedi. Sembrate vedere degli ippopotami qua intorno. Questo è un punto buono per vederli. Mi spuca da lì e sono fatto. Perché qui c'è il lago vicino. Mi sembra che questo sia proprio il sentiero che utilizzano per uscire, per andare a bruccare nei pascoli più in là. Non sono tranquillissimo, devo dire la verità. Siamo vicini all'acqua, sento il rumore dell'acqua là c'è il fondo. Non voglio avere brutte sorprese. Eccolo. Eccone uno. Sta brucando. Questa è la situazione più brutta in cui mi potrei trovare. Uno, due, c'è un cucciolo nell'erba. Oh, io ne sento un altro sulla destra. Una femmina con un cucciolo di ippopotamo. Vieni Massi, saliamo un po' qua. Vieni. Là ce ne sono altri. Questi sono vicini. Ce n'è uno qui e uno un po' più avanti. Sono due che si muovono. Quintali di carne e forza muscolare allo stato puro. Questa cosa non l'avevo mai fatta. E non so se la rifarò. Questo è ferito. Ha le zampe... Ciao, del sangue, sì, mi sembra proprio del sangue. Probabilmente una battaglia è venuta questa mattina. Ecco, stanno rientrando nell'acqua. Sono ippopotami ovunque. Ma quanti sono? Sono arrivato vicino all'acqua, guardate cosa c'è qui. Guardate occhi. E qui, a pochi passi da me, due ippopotami. Tra poco usciranno tutti per andare a mangiare. Eccoli. Forse non mi dovevo avvicinare tanto qui. Sento le loro voci, ma guardate qui cosa ho trovato. Una mandibola di ippopotamo. Se ne trovano tante qui intorno. Questi sono i resti di animali probabilmente uccisi da altri ippopotami. Ma perché Vincenzo è qui? Ora, cosa c'entra l'ippopotamo? Dice, cosa c'entra l'ippopotamo con il dipno? Beh, in qualche modo c'entra, perché l'ippopotamo è un pascolatore, è un animale che esce ogni notte, infatti li ho disturbati, mentre brucavano sono rientrati in acqua. E fra poco riusciranno per tornare a mangiare. E ogni singolo animale può arrivare a mangiare, pensate, fino a 60 kg d'erba. E cosa fa tutta quest'erba? In qualche modo viene evacuata nell'acqua. Per cui sono tonnellate di fertilizzante che arrivano in acqua. È questo che innesca tutto il processo. Cioè, dalle feci dell'ippopotamo parte tutta la catena alimentare. Alcuni pesci sono addirittura in grado di nutrirsi delle feci degli ippopotami perché sono cellulosa predigerita. Però da quelle feci poi parte tutta la catena alimentare perché da lì iniziano a svilupparsi le alghe e poi i pesci che mangiano le alghe e così via fino ai predatori come il dipno. Ecco svelato il collegamento fra gli ippopotami e la grande pescosità di queste immense riserve di acqua dolce. Ora però meglio lasciarli tranquilli. Beh, direi che per stasera di ippopotami ne ho visti abbastanza. In Uganda vive il dipno, una misteriosa creatura dotata sia di branchie che di polmoni. Vincenzo torna nel piccolo porto di Katwe per scoprire se qualcuno ha avvistato il dipno. Nessuna novità, ma ha un incontro con un buffo e onnipresente personaggio. Dove ci sono scarpe, carcasse o interiora di pesce da sgraffignare, non si può sbagliare. Lui c'è di sicuro.
Brutto, eh? Questo credo che sia l'uccello più brutto del mondo. Questa testa calva, questa pappagorgia che gli scende. È un marabù. Che i marabù si trovano molto spesso qui nei villaggi. Aver la testa calva è utile agli uccelli che mangiano carogne, perché mettere la testa dentro la carne putrefatta può portare a delle infezioni, delle malattie. È un po' quello che succede con gli avvoltoi, anche loro hanno la testa completamente calva. Mamma quanto sei brutto. Ma guardate come cammina. Sembra un vigile urbano. In effetti, marabit, che è l'altro modo in cui viene chiamato il marabù, significa anche guardia di frontiera. Mi sembra che sia lì a controllare qualcosa. Tra l'altro vicino, ecco che sono partiti in volo, ci sono degli ibis. Questi sono ibis sacri. Si chiamano ibis sacri perché sono stati ritrovati nei geroglifici egizi. Eccoli, tac, partiti. Marabù tranquillo, continua a camminare. Adesso un po' nervoso. Guardate, guardate le ali. Ali enormi, possono arrivare a 3 metri di ampiezza. Guardate che grandi. Beh, è brutto, però una certa eleganza ce l'ha anche lui, dai. Devo dire però che il marabù è bello quando vola, per cui adesso lo faccio volare. Beh, volare è una parola grossa, giusto un saltino. Meglio rimanere fra questa promettente puzza di pesce fresco. A 20 minuti da Katwe, Vincenzo è venuto a sapere che c'è un posto davvero speciale. Anzi, degli animali davvero speciali. Sono arrivato nel villaggio di Moeia, proprio nel Queen Elizabeth National Park. E sono venuto qui perché c'è una ricerca interessantissima portata avanti dall'Università di Cambridge su un carnivoro molto, molto interessante, la mangusta striata. Hello, hi Kenneth, how are you? Ciao, benvenuto. Oh, thanks, thanks. Guardate, è proprio un villaggio, ci sono le case, questa è una specie di bar. Adesso useremo la radio perché questi animali sono radiocollerati e non faremo tanta fatica a trovarlo. L'Università di Cambridge ha iniziato a condurre qui questo studio perché era molto comodo farlo. Queste sono manguste selvatiche che però naturalmente si sono adattate a vivere tra gli uomini. Se nessuno li importuna troppo, si avvicinano e si fanno studiare molto facilmente. Ecco, ci siamo. Ah, sono già qua. Ah sì, un bel gruppetto. Sono una, due, tre. How many mangoes do you have here? Ne abbiamo 25. 25. Questo è un gruppo di 25 manguste. È un gruppo medio. Possono arrivare anche a 70 individui. Guardate, sono qua. Per farli stare tranquilli, così non scappano, puoi fare così. Okay. Ok. Fai così. Vedi? Eccoli là, sono tranquilli perché hanno riconosciuto la mia voce. Fai... Continueranno a mangiare tranquillamente. Poi, se vuoi chiamarli per farli rientrare, fai così. Vedi che stanno arrivando? Guardate, guardate. Incredibile! Eccole qua! Ai, no, non mordere te però, eh! Voglio assaggiarmi. Sono assolutamente domestiche. Però se non avessimo fatto quel verso all'inizio sarebbero scappate. Quando fai questo verso ti si avvicinano perché si aspettano che gli dai del cibo. Oh, yes. This is the big male, this one? Sì, quello è un maschio. Ok. I gruppi di manguste sono gestiti da un unico maschio dominante. In questo momento è questo signorino sdraiato, più scuro e più grosso. Poi ci sono altre due o tre femmine che comandano insieme a lui il gruppo. Tutti gli altri aiutano nell'allevare i piccoli, nel cercare il cibo, non si riproducono. Guardate, guardate cosa si fa fare. Si fa i grattini sulla testa.
Esatto. Stanno facendo il grooming, si accarezzano, si toccano, sembra che si spulcino. È un modo per socializzare, un po' come fanno le scimmie. Questo si pulisce, ma è incredibile. Io mai avrei pensato di potermi avvicinare così tanto alle manguste. Guardate quanto sono curiosi. Sono dei predatori, vanno in cerca, vanno in savana e catturano piccoli insetti, invertebrati, piccoli vertebrati. Queste manguste, che sono le manguste striate, sono in grado addirittura di uccidere anche dei serpenti. Quando si alzano in piedi così, c'è qualcosa che le intimorisce. Tranquille, tutto a posto. Quando sono troppe le femmine nel gruppo, queste vengono scacciate, le più giovani naturalmente, vengono scacciate dalle altre femmine. È una strategia importante perché questo serve per fare in modo che non ci sia troppa consanguinità all'interno del gruppo. Guardate quanto sono curiose, si stanno specchiando sulla telecamera. Ormai siamo quasi al tramonto, per cui è l'ora di andare a dormire. Sono animali diurni questi. La sera si ritrovano nella loro tana e si mettono a dormire. Molto spesso le tane sono costruite nei termitai. Loro si mangiano un po' di termite, poi si scavano il loro buchetto e li stanno tutte insieme. È fondamentale per questi animali l'odore. La vista è l'odore, ma più l'odore, perché loro si riconoscono sia come gruppo, sia come individuo attraverso l'odore. Guardate come si strusciano. Ogni tanto si urinano addosso, si strusciano tra di loro. E sono molto territoriali. Guardate questo. E come abbiamo fatto a trovarle? Vabbè, era facile. Però quando si disperdono nella savana non si possono perdere, perché se guardate questo individuo, sembra una macchinina radiocomandata, ha infatti un radiocollare. Quella è l'antenna e un collarino. È un collarino che permette di ritrovarla in qualsiasi momento, per poco mi stacca un dito. Guardate dove hanno fatto la tana questo, io avevo detto il termitaio, e invece... Due! Ecco i due cuccioli! Ma guardate dove sono, sotto una vasca da bagno! Carini! Guardate, sono curiosi, già quest'età qui! Le femmine partoriscono tutte insieme, le due, tre che si riproducono, in modo che i piccoli crescono tutti alla stessa velocità. Non so se riuscite a sentire queste vocine all'interno. Sono i piccoli che richiedono attenzione. Eccolo che esce. Un'altra notte lascia il posto ad un'altra alba. L'alba dell'ultimo giorno del lungo viaggio di Vincenzo per vedere il grande pesce Dipno. Un viaggio dalle maestose cascate Murchison attraverso le sterminate paludi del lago Vittoria fino al selvaggio lago Edoardo, ma per ora senza successo. Questo è l'ultimo giorno in Uganda e ancora purtroppo non ho visto il Dipno. Adesso mi hanno detto che là, in una palude qui nel lago Edoardo, forse li potrò trovare. Fa un caldo incredibile, il sole è alto e ho tempo fino al tramonto. Ma speriamo di trovarlo. Addentrarsi fra i papiri è l'unica scelta. Questa credo che sia l'ultima occasione per vedere il grande pesce con i polmoni. Sono nel fango, sentite, e nell'acqua fino alle ginocchia.
Alcuni pescatori mi hanno detto che qui, in questo papiro, è possibile trovare dei grossi pesci che vengono qui per riprodursi. Soltanto che mi chiedo come farò a trovarlo. Qui è veramente troppo fitto. Proviamo ad andare un po' più in là, magari si apre. Ho portato un sacco, bello grande, perché spero di trovare un bel dipno enorme. E in teoria dovrei trovarle in pozze tipo questa qua. Qui però non c'è nulla. Tra l'altro devo stare anche attento perché questi pesci potrebbero essere anche pericolosi, perché hanno delle placche ossee in bocca con le quali spaccano delle grosse chiocciole. Movimento nell'acqua. Ah, eccolo. È andato. È lui, il dipno. Eccolo. È fermo. Pensavo che mi scappasse. Sono giorni che lo cerco. Eccolo qua. Bellissimo, enorme. Guardate quanto è lungo. Fermo, fermo. No, 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 no. Aspettate. Allora, un attimo che cerco di metterlo nel sacco, perché se si infila qua dentro lo perdo. E devo stare anche attento alla bocca. Guardate quanto è lungo. Sarà un metro e mezzo di pesce. Vediamo se si va a toccare un po'. Poi è talmente viscido che non si riesce ad afferrare bene. Vieni qua. Allora, voglio evitare di mettergli le mani davanti, però voglio anche portarlo fuori di qui. Eccolo, guardate, guardate come alza la testa. Avete visto le bolle? Vieni qua, che così ti vedo per bene. Oh, piano piano, non ti faccio nulla, vieni qua. Eccolo qui in tutta la sua bellezza e in tutta la sua pesantezza. Ciao! E poi dico... non sono io, è lui. Poi dicono muto come un pesce, avete sentito i versi che fa questo pesce? Devo stare molto attento alla bocca, perché potrebbe farmi molto... Oh, eccolo che parte! Eccolo, potrebbe farmi molto male! Eccolo, sto andando! Vieni qua, vieni qua! E non è tanto contento di essere tra le mie mani. Devo stare attento a questa bocca, che ha queste placche ossee terribili. Eccole lì. Infatti, devo maneggiarlo con molta cautela. Adesso lo metto un po' qui davanti. No, no. Avete sentito? A parte questo spernacchio, fa anche dei versi. Fermo, può scappare. Eccolo qua. Piano. No! Ecco che sta infilando. Vieni qui. Ecco. Adesso provo a metterlo nel sacco, perché qui non riesco a muovermi. Eccolo! È partito. Sapevo. Adesso cercherà di infilarsi col muso dentro nel fango. Adesso ho bisogno di mettere davanti il sacco, perché non si riesco a farlo entrare. Non voglio metterci le mani davanti alla bocca, perché può essere molto pericoloso. Uso questo legnetto. Vediamo un po'. Dai. Sembra finto e poi si infila in un attimo. Dai. È viscido come un'anguilla. No, non l'ho preso. Provo a mettergli le mani davanti. Piano, piano, piano. Che bello che sei. L'ho visto solo nei libri. Adesso però ti voglio vedere meglio. Ecco, ce l'ho. Adesso possiamo andare in un posto dove riesco a farvelo vedere meglio. Eccoti qua. 10 kg di dipno nel sacco.
Andiamo a vederlo meglio. Mamma, quanto pesa. Allora, siamo usciti dal papiro. Così almeno qui possiamo vederlo meglio. Vediamo cosa c'è qui nel sacco. Qua inizia già qui sui versi. Eccolo qua. Oh, dai, non scappare, vieni qui. Eccolo qua il nostro pescione. Guardate che bello. Piano piano, tranquillo. Eccolo qua. Guardate, sarà 1,5 metri di lunghezza. Ma la cosa interessante, le vedete le pinne che ha? Sono 2 dietro e 2 davanti. Sembrano proprio delle zampe. Ed in effetti... Tanto sta facendo dei versi incredibili perché respira con la bocca e fa uscire l'aria dalle branchie. Eccolo qua. Adesso volevo farvi vedere meglio questa, la zampa. Eccolo che parte. Devo stare molto attento perché si muove, sembra fermo e tranquillo, ma si muove veloce come un serpente. Questo è un pesce speciale perché ha i polmoni e in questo momento sta respirando. Vedete, apre la bocca e la chiude. Stare molto attento come lo maneggio. Anche qui è vero che hai i polmoni, però c'è anche le branchie. Qua c'è delle aperture, ecco da dove è uscita l'aria in questo momento, che sono le aperture branchiali. Devo stare attento a prenderlo qui perché sotto c'ha quelle placche ossee di cui dicevo prima, ce l'ha qui davanti e qui dietro, per cui se infilassi un dito qui dentro la branchia in modo troppo profondamente mi potrebbe mordere. Per cui devo stare molto attento. Ecco, avete visto? Sembra, però basta un attimo che scatta. Altra cosa che volevo farvi vedere, che è interessantissima di questi pesci, è questa. La pinna. Questa pinna ha originato l'arto degli anfibi prima e poi dei rettili, degli uccelli e dei mammiferi. I pesci che appartengono al gruppo dei dipnoi, infatti, sono i progenitori degli anfibi. Si chiamano sarcopterigi. Proprio per questa zampa, era quasi una zampa, è una pinna naturalmente, però c'è un osso centrale e delle lamelle, eccolo, tranquillo, non girarti, se si gira mi morde, mi fa male. Dicevo che ha questa pinna che è diversa da tutti gli altri pesci e da questa pinna si è originato l'arto che ha portato a noi. Per cui possiamo dire che è un nostro lontanissimo cugino, il dipno. L'altro nome di questo gruppo di pesci è coanoitti. Una parola difficile, significa che hanno le coane, cioè una specie di collegamento tra le narici, diciamo il primo tratto dell'apparato respiratorio. Vedete come sta respirando in questo momento. Tra l'altro in lingua swahili viene chiamato mamba, mamba proprio come il serpente. Immaginatevi questo pesce che vive in un lago che piano piano si prosciuga e improvvisamente si trova in una situazione come questa. A questo punto questo pesce si infossa nel fango, si costruisce una specie di bozzolo di muco e poi sta lì, nel fango secco, e può resistere mesi fino all'arrivo dell'acqua. Dopodiché esce e continua la sua vita normale. Per cui questo pesce si è perfettamente adattato ad un ambiente come questo. Vincenzo riesce ad apprezzare la bellezza dell'evoluzione anche nel dipno, perché il fatto è che la bellezza è un'opinione. È arrivato il momento di liberarlo. Eccoci qua. Un po' mi dispiace, perché non so quando avrò occasione di vederne un altro. Questo è un grande maschio riproduttore. E adesso... nel suo stagno spero che faccia il suo dovere, così per altri 400 milioni di anni ci saranno i dipnoi su questa terra. E forse noi non ci saremo più. Che facciamo? Andiamo? Dai. È un po' stanco, eh? Ha avuto una pessima giornata con me oggi. Dai. Dai. Ciao, dipno.
Vincenzo è tornato all'inizio del suo viaggio, là dove è cominciata la sua ricerca sulle tracce di un antico pesce. Nel mezzo di una selvaggia savana, il Nilo compie un salto vertiginoso e crea uno dei luoghi più affascinanti di tutta l'Africa, le cascate Murchison. Sono molto grato al Dipno, questa bizzarra creatura che vive tra l'acqua e la terra. Questo perché è come se ci avesse fatto fare un viaggio indietro nel tempo, quando alcune creature molto simili a lui a un certo punto iniziarono a colonizzare le terre emerse. Ebbene, vi sembrerà strano, ma queste creature erano anche i nostri progenitori. Sì, strano. Però in fondo, più risaliamo indietro nel tempo e più scopriamo la grande madre comune, che è semplicemente la vita sul pianeta Terra.